Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il secondo video della rubrica dedicata agli autori emergenti. Se siete interessati, vi lascio il link del primo video che ho fatto tra le schede. Inoltre, giù nell'info box potete trovare i link di tutti i vari i libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola commissione dai vostri ordini. Inoltre, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like e un commento se questo video vi piace. Allora, nello scorso video ho parlato di libri fantasy. In questo video parlerò di altri libri fantasy, però abbiamo anche un distopico, abbiamo un retelling, insomma, è un gocciolino più varia la situazione. Allora, voglio partire con un libro che io ho letto praticamente per caso a gennaio. Ve ne ho parlato in un wrap-up di gennaio, ve lo lascio tra le schede. E è un libro che io ho acquistato semplicemente per il titolo, perché io adoro le streghe, streghe, magia, è proprio un argomento che mi intriga da morire, e quindi acquistai questo libro che non aveva recensioni su IBS, e l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando di Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall, edito Segreti in Giallo Edizione. Allora, voi adesso questo lo vedete nel cellophane, perché per chi non lo sapesse, questa casa dove sto adesso è piena di umidità e i libri mi si sciupano. Quindi, una volta che li ho letti e ne ho parlato, li sigillo. Semplicemente, questo libro non avevo programmato questo video inserendo anche lui, e quindi è così. Comunque, questo qua è un Young Adult, un paranormal che mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Allora, intanto la storia è ambientata a Mon Valley, che è una cittadina costruita intorno al 600 dalle streghe, e in questa cittadina iniziano ad esserci dei misteriosi omicidi. Olivia è l'erede di una delle famiglie fondatrici, e sembra non riuscire ad attingere appieno ai suoi poteri per riuscire appunto a fermare questa serie di omicidi. Mi è piaciuto moltissimo. Intanto abbiamo varie creature magiche, non abbiamo solamente le streghe, ma abbiamo anche fate, folletti, mi sembra, insomma, abbiamo una vasta scelta di personaggi magici. Mi è piaciuta intanto tantissimo l'ambientazione, perché è descritta in maniera per niente noiosa, ma una descrizione che ti porta veramente all'interno di Mon Valley, e il punto di forza secondo me è proprio l'ambientazione fatta benissimo. Inoltre, una cosa che mi ha sorpreso, perché non pensavo, è il fatto che questo libro alla fine si rivela un dark fantasy, perché è veramente molto cupo, dark, oscuro, tutti questi vari omicidi. Ci sono poi degli intrighi e sì, appunto, degli intrighi tra vari personaggi, alcune cose veramente inaspettate, e sono veramente molto cupe. E questa sfaccettatura mi è piaciuta moltissimo. Mi è piaciuto anche moltissimo il rapporto che c'è tra la sorella di Olivia e Olivia. Mi è piaciuto molto proprio questo mistero e questo intrigo che c'è. In alcune parti l'ho trovato anche proprio un libro divertente, e nonostante sia un bel librone, perché sono tante pagine, ora è chiuso, ma mi sembra intorno alle 500 pagine, io l'ho letto in 2 giorni, perché è proprio una lettura scorrevole, piacevole, e veramente non me ne sono neanche accorta di averlo finito. E quindi questo è un punto a favore, e se io ve lo consiglio se amate i dark fantasy, e ve lo consiglio se amate le streghe, la magia, perché questo libro veramente è molto 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 ricco di magia, e vi catapulta proprio in un bellissimo mondo. Quindi ve lo straconsiglio per questo motivo. Adesso invece vi parlo di un libro che io avevo letto in ebook per una collaborazione, e che poi ho deciso di acquistare perché mi era piaciuto. E sto parlando di Valley Night di Lisa Saporito, che è questo librino
qua, molto, molto, molto carino, costa 12 euro circa. E questo qua è il primo volume di una trilogia, ma è un autoconclusivo, quindi può essere letto solamente lui. Ed è un retelling di Robin Hood con la protagonista femminile. Quindi mi è sembrata veramente interessante come situazione, visto che di solito troviamo retelling di la bella la bestia di Cenerentola, della Sirenetta, un po' sempre le solite storie, e su Robin Hood non ne avevo ancora mai lette, quindi ho accettato la collaborazione volentieri e poi appunto ho acquistato il libro. Carino il fatto che in ogni capitolo ci sia l'illustrazione, mi piace la copertina, è veramente un libro carino. Ma di che cosa parla questo libricino? Allora, intanto la nostra protagonista è Eufonia, che è conosciuta come la ladra della notte e non ha rivali a Valley Night. Valley Night è una città divisa in due da un fiume, dove da una parte abbiamo i nobili e dall'altra abbiamo i poveri. Eufonia ha rinunciato al suo casato per appunto perseguire il suo scopo, che è quello di derubare i nobili per aiutare i poveri, quindi appunto una Robin Hood. A un certo punto però arriva un rivale temibile che appunto la metterà anche in serio pericolo e inoltre arriverà anche un cacciatore di taglie in città e appunto questi due arrivi cambieranno per sempre le sue sorti e verranno messi in discussione in continuazione i suoi ideali. È un libro che mi è piaciuto molto perché è molto molto scorrevole, scritto in maniera semplice, i capitoli non sono lunghissimi e quindi mi è piaciuto, l'ho letto in una giornata. Questo libro, oltre ad essere un retelling, è anche un fantasy romance che mi è piaciuto perché appunto la parte romance, la parte della storia d'amore che c'è, è gestita veramente molto bene, non è troppo sdolcinata, non è noiosa, non è banale e quindi questo l'ho apprezzato. Altra cosa che ho apprezzato è appunto la scrittura di Lisa, che secondo me è ben fatta e inoltre riesce a catapultarci in questo mondo dell'Ottocento, perché le ambientazioni, ma anche i personaggi e i dialoghi sono in linea per i tempi in cui è ambientata la storia, quindi l'Ottocento. Non ho trovato dei dialoghi o delle scene che potessero stonare con quella data. Inoltre, il mondo che è riuscita a creare mi è piaciuto perché è anche un po' steampunk, quindi è questo mondo un po' particolare, descritto molto bene, descrizioni abbastanza veloci, ma che riescono a farti immaginare questo mondo. Riesce proprio a catapultarti dentro e non riuscirai più ad uscire da questo mondo creato da Lisa. La trama mi è piaciuta, è un libro che comunque ha delle sorprese nascoste, dei piccoli colpi di scena, alcune cose magari possono essere un po' capite, altre no, però in ogni caso è stata una lettura piacevole e è un libro che vi consiglio anche da leggere in estate perché comunque è un libro piccolino perché sono 200 49 pagine circa e è molto scorrevole, quindi adatto anche da portarsi al mare e da leggere sotto l'ombrellone, secondo me va benissimo. Altro libro che mi è piaciuto moltissimo è questo qua, The Life is Gone, questo mi è stato omaggiato per una collaborazione, ve ne ho già parlato in un wrap-up, vi lascio il video di quel wrap-up. Mi è piaciuto veramente molto. Questo è il primo volume di una saga ed è un distopico. Il prezzo è piccolino perché mi sembra costi sulle 10 euro su Amazon e devo dire che mi è piaciuto veramente molto. L'unica cosa che forse un pochino da ridire, è la scrittura un pochino troppo piccola, però c'è da dire che io sono cieca, cioè nel senso voi mi vedete sempre senza gli occhiali perché c'è il riflesso della luce, quindi non li metto, ma io in realtà non vedo nulla e la scrittura mi è sembrata un pochino piccolina, però vabbè, si sorvola su questa cosa. Comunque, di che cosa parla questo libro? Allora, abbiamo Mike che si risveglia dopo 20 anni di coma e scopre che la Terra è stata distrutta da una guerra nucleare, dove praticamente gran parte della popolazione è stata spazzata via. Mike non si ricorda assolutamente niente della sua vita, di chi è, di che cosa è successo nel mondo, non si ricorda
nulla. E la prima persona che incontra è Demetra. I due si uniranno per affrontare la cattiveria dei banditi che popolano questo, diciamo, nuovo mondo che si è creato dopo la guerra nucleare. Io adoro i romanzi distopici come adoro i fantasy. Con i romanzi distopici, però, spesso ho dei problemi, nel senso che delle scene o dei dialoghi spesso non sembrano poter essere veritieri, ecco. È un genere un po', secondo me, difficile da scrivere, però Samuel, secondo me, è stato molto bravo perché non ho riscontrato questo genere di problema. E è stata una lettura veramente piacevole, scorrevole, anche questo letto in una giornata perché mi è proprio piaciuto, sono proprio entrata nella storia, la scrittura, appunto, come vi dicevo, è fatta bene e sono 346 pagine. La storia appunto è ben strutturata, la trama è incalzante e ci sono molti colpi di scena interessanti. Ho trovato all'interno di questo libro anche vari refusi che però, devo essere sincera, non sono stati poi un problema durante la lettura perché appunto è stata talmente tanto piacevole che non ho fatto poi così tanto caso a questi vari refusi che ci sono all'interno del libro. Allora, abbiamo una narrazione in terza persona, questo ci aiuta a capire meglio e a conoscere meglio i vari personaggi del libro. Devo dire che uno dei punti forti di questo libro, secondo me, sono proprio i personaggi, perché ci sono dei personaggi talmente fuori di testa che hanno reso la lettura divertente, cioè io mi sono proprio sganasciata dalle risate in alcuni punti per alcuni personaggi che sono dei matti scatenati. E questo mi è piaciuto perché è stato veramente divertente leggerlo. Il personaggio che mi è piaciuto di più, che mi ha intrigato di più, è stato Mike, ma proprio perché c'è questo alone di mistero intorno a lui, si riescono piano piano lui si ricorda varie cose della sua vita, ma piccoli pezzettini, quindi lo conosciamo piano piano, però ancora non sappiamo abbastanza. È sempre avvolto in questo alone di mistero che spero nel prossimo volume si schiarisca un po'. E quindi appunto mi è piaciuto particolarmente perché mi ha intrigato come personaggio. E niente, lettura piacevolissima, finale bomba che non mi aspettavo. Ovviamente è un finale aperto perché c'è il continuo, però veramente molto molto interessante come finale e con vari colpi di scena e varie cose divertenti anche sul finale, assolutamente consigliato se amate i distopici. Ultimo libro, ma non per importanza, ma è stato l'ultimo libro letto in ordine cronologico, è L'origine del male. Questo libro qua. Anche questo mi è stato mandato in una collaborazione e questo libro l'ho letto a giugno, quindi ve ne riparlerò magari brevemente nel wrap-up appunto di giugno. Un libro che costa 16,90 € per 212 pagine, un librino piccolino, autoconclusivo, anche questo un fantasy perché abbiamo appunto i vampiri. Che cosa parla questo libro? Intanto è ambientato nell'Havana del 1841, quindi un'ambientazione particolare che non ho mai ritrovato in nessun altro libro. Abbiamo Don Cortés che sposa Lady Mary Ellen, però la sposa un po' a scatola chiusa, nel senso loro si sono conosciuti tramite lettere, si scambiavano queste lettere e poi si sono sposati, ma lui non aveva mai visto Lady Mary fino appunto al giorno in cui non è arrivata a casa sua per sposarlo. Mary è una donna molto molto bella. Cortés de desiderava solamente avere una moglie per mettere su famiglia, non si aspettava e non voleva assolutamente un rapporto di amore, non era interessato perché troppo impegnato nei suoi viaggi d'affari, quindi voleva solamente una donna per mettere su famiglia. E come ci si può aspettare, perde la testa per Lady Mary. Due si innamorano in realtà, perché anche lei è interessata a lui, quindi i due si innamorano, però niente è come sembra. E inizia e poi scoppia il putiferio. La scrittura è super scorrevole e la storia è molto molto interessante e anche questo l'ho letto in mezza giornata, perché le pagine sono andate via
Che è una meraviglia. Abbiamo anche qua varie piccole illustrazioni e vari, se riesco a trovarlo, eccolo qua, anche varie illustrazioni per quanto riguarda l'inizio di ogni capitolo. Un librino veramente molto breve. L'ho trovato particolarmente piacevole perché, oltre ad avere degli elementi dark fantasy, abbiamo anche un mistero, un giallo, non vi dico da risolvere, ma quasi, perché c'è questo mistero, questa cosa che va scoperta e si scopre piano piano con delle indagini che appunto farà Cortés con altre persone e quindi te sei lì che ti fai delle domande, ti fai un po' dei piani, delle ipotesi che non sono giuste, ve lo dico subito, ma appunto mi è piaciuto questo elemento giallo all'interno di un libro. Dark fantasy, soprattutto quando si parla di vampiri, perché di solito quando parliamo di vampiri parliamo di storie un po' più o meno tutte uguali, troviamo quasi sempre anche dei licantropi, abbiamo un po' delle storie un po' classiche che comunque sono piacevoli da leggere, però ho trovato questo elemento originale e particolare in questo genere di libro e l'ho apprezzato veramente molto. Inoltre è un romanzo pieno di suspense e colpi di scena, quindi nonostante sia un librino piccolino riesce a stupire. Elizabeth, non vi dico chi è, tanto lo scoprirete, è un personaggio veramente molto complesso che io ho adorato e la storia va avanti e indietro nel tempo perché appunto ripercorre la vita di Elizabeth e poi scopriamo anche un po' si sciolgono vari nodi della trama. È una storia che ho trovato però anche triste e ha un epilogo assolutamente inaspettato, cioè io veramente non me l'aspettavo, ma devo dire che è un epilogo finale ben riuscito e che ho apprezzato. È un romanzo di esordio e devo dire che devo fare complimenti a Samantha perché è un romanzo di esordio veramente ben realizzato. Spero che pubblichi un altro libro al più presto, che così me lo leggo, ma come anche il libro di Amanda Fall, Le streghe di Moon Valley, anche questo è un romanzo di esordio e veramente sono due romanzi dove non si capisce che le autrici sono delle esordienti e quindi veramente complimenti. Ora io non so se anche Lisa e Samuel, se anche questi due romanzi sono di esordio o no, quindi non lo so, è per questo che non lo dico, però in ogni caso sono quattro libri scritti molto bene con delle storie avvincenti che assolutamente vi consiglio. Bene, quindi il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!